Ciotti era un grandissimo gol. Numero, mamma che gol! Terza partita di Europa League che vede affrontarsi gli Orange contro lo Chalet Baku. Gli Orange in completo ovviamente arancione fluorescente, mentre lo Chalet Baku in completino azzurro. Arbitro dell'incontro Gennaro Buonocore. Diamo il saluto verso il pubblico. Si scambiano il solito saluto, le due formazioni. Tocca primi allo Chalet Baku, ora Joran. Ricordiamo il rispetto per l'avversario e per l'arbitro. Ma possiamo iniziare e ci vediamo nel corso della partita. Ciao ragazzi. Terza giornata di Europa League del torneo Soccer Cup e primo tempo che vede affrontarsi gli Orange contro lo Chalet Baku. Punteggio fermo sullo 0-0. Squadre molto aggressive. Molto bella la partita in questi istanti, quando sul cronometro sono quasi 10 minuti. Adesso è punizione per lo Baku. Se ne incarica il numero 10, Falanga. Anzi no, si allontana. Difensore numero 8. Va col destro! Palla altissima. Ha provato la conclusione alla Roberto Carlos. Dei bei tempi. Ma teneva il busto troppo alto. E la palla è stata anche deviata comunque. Adesso corner battuto subito bene sul primo palo. Ma è sempre l'estremo difensore che col piatto destro allontana la minaccia, buttando la palla in fallo laterale, all'altezza quasi del centrocampo. Rimessa battuta in questo istante. Adesso il portiere va al lungo rinvio verso il numero 11, che però prova di far passare, tenta di far passare la palla verso il compagno con una spizzata che però non riesce. Adesso bellissima la conclusione di Pirro per gli Orange, giocatore in casacca. Adesso lo Chalet Baku, bellissima l'apertura di Falanga verso il capitano Fusaro sulla fascia destra. Zadio leggermente lungo, ma bellissima l'idea. Adesso in avanti gli Orange raccolgono una buona rimessa laterale. Pirro, ancora lui Pirro, salta un avversario, Pirro sulla fascia, prova il destro, Pirro, e il portiere col corpo protegge la porta e poi il difensore Alfano spazza via. Ma siamo già all'altra tre quarti campo, dove però sarà rimessa dal fondo a favore degli Orange, battuto in questo istante. Scende palla al piede il numero 22, che prova a lanciare i compagni, Pizzano, scusate. Palla però lunghissima. Adesso Alfano di prima, a centro dell'area. Nessuno segue il tentativo di prima e quindi la palla che è facile prende l'estremo difensore, che rilancia in questo istante verso Pirro. Pirro verso Spinosa. Spinosa che però pressato bene al difensore dello Chalet Baku, il numero 8. Adesso rimessa battuta verso Pizzano, ma Alfano recupera, buttava l'avanti, recuperata ancora dal difensore centrale degli Orange, che lancia verso Spinosa. Pirro adesso numero 7, Loffredo il capitano. Ancora Loffredo e gli ruba il tempo Fusaro, il capitano dello Chalet Baku. Qui nulla da fare, ancora 0-0. Partita, come stiamo vedendo, ricca di emozioni. Entrambe le squadre vogliono andare in gol, ma gli equilibri non sono ancora alterati. Ancora Spinosa verso Loffredo. Pirro. Di Maio, palla lunga a cercare il difensore lanciato in avanti. Ancora Di Maio. Di Maio verso Loffredo. Loffredo sulla fascia. Scende, ma bello il recupero di Spinosa, che chiude Loffredo in fallo laterale.
si litiga un po' sulla rimessa, ma l'arbitro dice che è orange. Messa battuta e palla subito verticalizzata. Solofredo, lotta in mezzo al campo e la conclusione di destro, sempre lui, del difensore numero 8, lo Shale Baku, che di fare il difensore proprio non ne vuole sapere. Infatti lo vediamo aggressivo anche a me in centrocampo. Adesso è buona la palla per Falanga. Falanga dribbling in mezzo all'aria. Falanga prova la percussione in aria, ma viene chiuso in corner da un ottimo intervento di Camarda. Adesso seguiamo questo corner. Falanga di prima sul palo, il portiere neutralizza. Adesso ci prova ancora il numero 8, lo Shale Baku. Parla che termina abbondantemente al lato della porta, difesa da Trocano. Ma possiamo chiudere il collegamento su questo tentativo sbilenco di Pizzano e ci vediamo nella ripresa. Ciao ragazzi. Inizio di primo tempo tra tra Shale Baku e Orange. Partita che era partita con un fulminio gol di Barile per 1-0. Adesso Cretella firma l'1-1 con un missile terra-terra su punizione dalla tre quarti. E il portiere Crocano non ha potuto nulla perché la palla era molto tesa e violenta. Dunque tutto da rifare, ancora in parità. Ancora Cretella ci prova dalla lunga distanza. Ha provato a sorprendere il portiere addirittura dalla propria tre quarti. O meglio, dalla propria metà campo. Adesso Loffredo si carica di battere questo corner. Palla tesa in mezzo che attraversa tutta l'area di rigore. Adesso il capitano, anzi Pirro per gli Orange, in mezzo a due, costringe gli avversari al fallo. Pirro vuole battere lui. Ce ne sta uno qua, ce ne deve stare. Questo qua mi serve, Falco. Barile su questa punizione dalla tre quarti o Pirro, chi andrà? Non si sa. Vediamo che va Pirro col sinistro. Tentativo però abbondantemente oltre la traversa della porta difesa da Di Maio. Adesso conquista una buona punizione Fusaro. Sulla palla va Cretella per Alfano. Alfano salta Loffredo sulla fascia. Alfano pensa alla conclusione, il destro di Alfano ribattuto però all'estremo difensore. Adesso Pizzano, palla troppo lunga. Loffredo recupera palla in difesa. Loffredo cavarbia la sopra. Loffredo smista verso Pirro. Pirro verso Pizzano. Pizzano si accentra, la conclusione Pizzano. Bellissimo il destro a giro, neutralizzato in due tempi da Di Maio, il portierone dello Chalet. Adesso Loffredo Barile stava per commettere un pasticcio in difesa, ma rimedia. Adesso Cretella è elegantissimo e si è esaltato dopo la punizione. Prova da qualunque posizione Cretella. Adesso il numero 10, Falanga prova la conclusione, palla che impatta verso Barile, sarà calcio d'angolo. Sulla palla lo stesso Falanga andà col destro, prova addirittura in porta, mi attento sul primo palo Crocano, l'estremo difensore degli Orange. Adesso Cretella ancora una volta prova la conclusione. Cretella, palla che termina di poco oltre l'incrocio dei pali alla sinistra di Crocano. Intanto esce Loffredo e entra Spinosa per gli Orange.
ma intanto è ancora palla per Falanga. Falanga prova la conclusione e poi ribatte la prima volta Crocano e poi ribatte la seconda volta su conclusione di Cuozzo per lo Chalet Baku. Adesso Camarda porta avanti, ma Cretella è davvero insuperabile e ci prova ancora una volta Cretella. Vuole risolvere lui la partita, Cretella e i suoi tiri micidiali. Ha fatto male una volta già al portiere degli Orange e non si vuole fermare. Seguiamo gli sviluppi di questo corner e poi chiuderemo il collegamento. Sulla palla Falanga chiede rispetto della distanza, tira forte in mezzo sempre sul primo palo, ma il portiere con le mani. Adesso sarà rimessa per gli Orange. Barile imposta l'azione col suo destro verso Pirro, parra però troppo arretrata e quindi Pirro manca l'aggancio, ma possiamo chiudere qui il collegamento. Ci vedremo poi a fine di partita per le interviste ai migliori in campo. Ciao ragazzi.